Ciao, mi chiamo Mary, sono guida di Stoccolma e benvenuti nel mio canale A Stoccolma con Mary. Oggi vi racconto come arrivare a Stoccolma dall'Italia. Ciao a tutti, con questo video continuo a darvi i miei consigli per pianificare il vostro viaggio a Stoccolma. Nel video precedente vi avevo raccontato cosa fare e vedere a Stoccolma in 2 giorni e vi lascio qua sopra il link. Oggi invece vi parlerò come raggiungere Stoccolma dall'Italia per aiutarvi a scegliere il mezzo di trasporto ideale in base alle vostre esigenze e alle vostre aspettative di viaggio. Ormai Stoccolma è diventata una capitale europea da visitare e sono tantissime le persone che, per ragioni di piacere o di lavoro, raggiungono la capitale svedese per scoprirne il suo fascino. Quindi anche la scelta del mezzo di trasporto può dipendere dal tipo di vacanza che si vuole intraprendere. E se volete raccontare la vostra esperienza, potete lasciare un commento qua sotto e magari essere utile al prossimo visitatore di Stoccolma. Prima di iniziare questa chiacchierata con voi, se volete saperne di più su Stoccolma, iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campanella, così vi arriveranno le notifiche quando pubblico un nuovo video. Il modo più economico e veloce per raggiungere la capitale svedese è sicuramente l'aereo. Ormai viaggiare in aereo è diventato molto semplice e permette di raggiungere posti lontani in poche ore di viaggio. Stoccolma ha 3 principali aeroporti, quello di Arlanda, che è lo scalo principale non solo di Stoccolma ma di tutta la Svezia, quello di Skavsta, dove atterrano per lo più compagnie low cost, che si trova abbastanza distante dalla capitale svedese, e quello di Bromma, dove atterrano per lo più voli nazionali. Con molta probabilità, se arrivate a Stoccolma in aereo, atterrerete all'aeroporto di Arlanda. Dista circa 45 km dal centro di Stoccolma ed è ben connesso. Infatti avevo già fatto un video, che vi lascio qua nelle schede o sotto in descrizione, dove vi racconto come raggiungere l'aeroporto di Arlanda dal centro città. In questo aeroporto operano le principali compagnie di bandiera. Le compagnie aeree che hanno dei collegamenti diretti con Stoccolma e numerose città italiane sono ad esempio la SAS e la Norwegian, che hanno dei voli diretti tutto l'anno con Roma e Milano ad esempio. Però nel periodo di alta stagione, che di solito va dalla fine di marzo ad ottobre, vanno ad aumentare il numero dei voli diretti con altre città italiane. Un'altra compagnia aerea che ha dei voli diretti con Milano Malpensa è la EasyJet, e una novità a partire dall'autunno 2021 è che la compagnia low cost Ryanair non atterra più all'aeroporto di Skavsta, che come vi dicevo è abbastanza lontano da Stoccolma, ma atterra all'aeroporto di Arlanda, e questo ovviamente va ad aumentare il numero delle città italiane che hanno una connessione diretta con la città di Stoccolma. Ovviamente se non riuscite a trovare un volo diretto a voi comodo, potete sempre comunque prenotare un volo con scalo in un'altra città europea, ad esempio con la compagnia aerea Lufthansa o KLM, che vi permetteranno di raggiungere la capitale svedese ovviamente in un tempo più lungo. Questa è un'opzione che io, diciamo, utilizzo spesso quando non riesco a trovare un volo diretto a me comodo. Il mio consiglio comunque, soprattutto adesso dopo la pandemia, che moltissime cose sono cambiate, è di controllare sui siti delle varie compagnie aeree la disponibilità dei voli, oppure utilizzare degli aggregatori o dei motori di ricerca dei voli, come ad esempio Skyscanner o Kayak, per verificare la soluzione migliore di viaggio per voi in base all'orario, alla giornata o al prezzo. Un'alternativa più green rispetto all'aereo per raggiungere Stoccolma è sicuramente il treno. Questo mezzo di trasporto non è né così economico né così veloce, però diciamo che ci sono un sacco di persone che raggiungono Stoccolma in treno, magari da altre capitali scandinave, come ad esempio Oslo o Copenaghen. Infatti viaggiare in treno per la Scandinavia vi permetterà di creare un bellissimo viaggio itinerante e potrete scoprire altre città al di fuori di Stoccolma, ed è un viaggio ideale da fare soprattutto d'estate.
L'ente che si occupa del trasporto ferroviario in Svezia si chiama SJ e la stazione dei treni di Stoccolma si trova in una posizione ottima per visitare la città. Quindi, se state pensando ad un viaggio ad un ritmo più lento e magari scoprendo anche altre città, valutate bene la possibilità di raggiungere Stoccolma in treno. Un'alternativa, se state pensando ad un viaggio itinerante nel nord Europa, è quello di arrivare a Stoccolma in autobus. Non è detto però che questa soluzione sia più economica rispetto al treno o all'aereo, ma vi permette di avere la stessa flessibilità del treno e vi permette magari di fare un viaggio e visitare più città lungo il percorso. La stazione degli autobus a Stoccolma si chiama City Terminale e si trova nei pressi della stazione dei treni, quindi è una posizione ottima per visitare la città. E ci sono diverse compagnie, come ad esempio la Flixbus o la Nextbus, che collegano la capitale svedese con le principali città, sia nazionali sia di altre città europee. Quindi se state pensando ad esempio di visitare città come Malmo o Göteborg e arrivarci in autobus, potrebbe essere un'ottima soluzione. Se siete curiosi di saperne di più su queste due città, vi lascio qua nelle schede o sotto in descrizione i video che ho realizzato quando ho visitato io stessa Malmo e Göteborg. Un incredibile viaggio che attraversa tutta l'Europa per raggiungere la Svezia è quello che si può fare in auto, in moto o perché no in camper. Raggiungere Stoccolma o la Svezia in auto può essere un viaggio veramente stancante, ma che vi dà una libertà incredibile sulle tappe da fare lungo il percorso. Vi posso dire che nella mia esperienza questa tipologia di viaggio viene fatta o dagli appassionati delle moto oppure dai camperisti, che si spingono ben oltre Stoccolma e raggiungono a volte anche Capo Nord. È possibile arrivare in Svezia in auto attraversando il ponte di Öresund, che è il ponte che collega la Danimarca con la Svezia, quindi la città di Copenaghen e di Malmo, oppure via mare con un traghetto, e questi traghetti possono essere presi in alcune città sia in Danimarca che in Germania. In descrizione vi lascio un link dove sono presenti tutti i collegamenti via mare, quindi con il traghetto, tra alcune città tedesche o danesi e la Svezia. Una volta giunti a Stoccolma, il mio consiglio è di lasciare parcheggiato il vostro veicolo e di girare per la città a piedi o con i mezzi pubblici. Ho girato un video a riguardo su come muoversi a Stoccolma e vi lascio il video o nelle schede o qua sotto in descrizione. Stoccolma è diventato uno scalo molto importante per le principali compagnie da crociera, come ad esempio Costa o MSC. Quindi arrivare a Stoccolma in crociera è diventato molto popolare negli ultimi anni. Di solito le navi da crociera si trovano nel Mar Baltico da aprile alla fine di settembre e attraccano nelle principali capitali e città del nord Europa, come ad esempio Helsinki, Riga, Tallinn, Copenaghen e appunto anche Stoccolma. Il tempo a disposizione che di solito si ha in crociera per visitare una città è di solito molto limitato, quindi bisogna organizzare al meglio il proprio tempo a disposizione. E in tal proposito io organizzo escursioni per croceristi a Stoccolma, perciò se volete saperne di più non esitate a contattarmi. Spero che questo video vi sia stato utile per pianificare il vostro viaggio a Stoccolma. In descrizione trovate l'articolo del mio blog dove racconto come arrivare a Stoccolma dall'Italia e se volete saperne di più su Stoccolma iscrivetevi al mio canale e seguitemi sui miei profili social Facebook ed Instagram. Alla prossima!